Vuoi saperne di più riguardo l'albo dei consulenti finanziari? Bene, te lo spiego in 2 minuti. Dal 1 dicembre del 2018 è stato istituito il nuovo organismo dei consulenti finanziari, l'OCF. In particolare, i consulenti finanziari sono presenti in 3 sezioni. L'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, l'albo dei consulenti autonomi e l'albo delle società di consulenza finanziaria. Una grande svolta nel mondo della consulenza finanziaria, perché finalmente si distinguono le figure tra chi è legato in qualche maniera a una rete di vendita e chi invece offre una consulenza autonoma, indipendente. E in particolare bisogna sapere che ancora l'esame per iscriversi all'albo è il medesimo. Poi si sceglierà quale tipologia di consulenza vuoi fare. Ovviamente le società di consulenza finanziaria non devono dare nessun esame, ma devono avere dei particolari requisiti di patrimonialità e requisiti di onorabilità e professionalità dei soci che sono fondamentali per l'iscrizione. È importante sapere che nel sito dell'organismo dei consulenti finanziari, organismocf.it, è possibile andare a vedere se il tuo consulente finanziario è effettivamente iscritto all'albo. Questo è sempre molto importante, quindi ti consiglio di andare a verificare. Il bando è scaricabile dal sito dell'OCF. Ci sono le date per tutto l'anno e anche le città dove verranno svolte le prove. Generalmente Roma, Milano, Venezia e Palermo, ma potrebbero anche cambiare. E poi in ogni caso in questo momento siamo in pandemia, quindi si fanno online.